Gli Spiaggiati! Benvenuti in Kiwi! Benvenuti a tutti amici, e siamo qui sul lungomare di Ostia e tra poco andremo sulle spiagge a fare... A intervistare le persone. Intervistare come? Intervistare, facciamo giochi prove di verità. Le prove di verità, è il bello. Le prove di verità, perché bisogna dire la verità. Oddio, tu se dici la verità stai a posto, eh? Certo, non ti succede niente, però se dici una verità, tipo una bella schicchera di quelle che te le ricordi, perché lo vedrete tra poco. Allora ragazzi, dai, iniziamo ad andare su lungomare, perché qui non vedo gente da poter chiamare, da tirare in ballo, quindi andiamo sulla spiaggia, andiamoci a bruciare un po' i piedi. Sì, cerchiamo qualcuno e iniziamo subito. Dai! Siamo qui con... Tommaso. Quanti anni hai? 17. Di dove sei? Palombara Sabina. Anna Maria. Possiamo chiedere gli anni oppure... Sì, ok, quanti anni ha? 26 da 20 anni. Perfetto, giovanissima. Siamo quasi coetanei allora. Siamo con... Lorenza. Lorenza, quanti anni hai, se si può chiedere? 32. E di dove sei? Baia Latina. Come ti chiami? Gaia. E possiamo chiedere gli anni oppure... Sì, 17. Tommaso, ti faccio una domanda, la fatidica domanda, te la faccio anche a te. Prova fisica o verità? Verità. Verità. Oh, verità. Allora, dammi l'aggeggio. Allora, verità. Dammi la manina. Lo voglio. Dammi fare. Qua. Non ti succede niente. Tu stai tranquillo se dici la verità. E allora, sta a posto. Non ti succede niente. Allora. Metti la mano di così. Prova o verità? Direi verità. Ok, allora li attacchiamo questo marchingegno alla mano. Per dire se dico la verità veramente. Sì, è la macchina della verità. Verità. Se dici la verità stai tutto a posto. Però se dici una bugia, suona. Prova o verità? Verità. Verità. Perfetto. Allora devi sapere che noi ti faremo una domanda di verità, dove tu però dovrai dire la verità. Tu non hai problemi, se dici la verità non ti succede niente, perché sei è ingiusto. Se dici la bugia ti arriva una bella schicchera. Oh. Allora, accendiamo sto coso. Perché si accende. A posto. Metti la manina. Ok, metti il pollice dentro qua. Ok. Prova o verità? Prova. Ok, ed ecco, abbiamo trovato una che fa le prove. Allora, le prove fisiche consistono nel... 10 flessioni, le sappiamo fare tutti. Flessioni. Le flessioni. Caro Tommaso, allora hai scelto la verità. Allora, ti faccio la domanda di verità. Andiamo con... Easy, molto facile, faccio. Sono due domande. Ok. Allora. Hai mai rubato? No. Giusto. Ok, hai accettato la prova della verità. Vai. L'abbiamo messo il macchinario, allora ti facciamo qualche domanda. Vai. Se hai mai rubato? No, non ho mai rubato, anche perché faccio la poliziotta. Ora non penso, non lo potrei. Solo la metto non la potrei. Ok, vabbè. Però ma ci suona? No, non c'è. Ok, vabbè. Si sapeva che non avrebbe suonato. Facciamo la prima verità. Sei fidanzata innanzitutto? Sì. Ok. Ma hai tradito il tuo ragazzo? No. Ha detto la verità, ragazzi, ha detto la verità. Ci sta, non senti la schicca. Non è che te la stai reggendo. Anche perché se te la reggi, che sei? Iron Man, che sei? Spiegamenti sulle braccia facilissimi, dai. Però sta in pendenza. È più semplice, mettiti... E quello è il bello. No, stando così è più semplice, perché sta più rialzata sulle braccia. Vai, una... Ma pure se non le fai complete, dai, non fa niente. Due. Tre. Quattro. Guarda la telecamera. Vai, è quello. Ci si accappotta.
Vai, vai. Vai, 4. Vai, vai, vai. Vai, 5, vai. Ma la vedo sofferente, basta così, dai. Sarà un uomo anche 20. Ma la ragazza va benissimo così. Accettato la prova di prova verità, è stato più furbo perché se dice la verità non prendi la scossa, qual è il problema? Seconda domanda, caro Tommaso. Hai mai tradito la tua ragazza? No. Esatto, Tommaso. Oggi nessuno che sappia sta schicchera. Nessuno che se la prende. È una domanda un pochino più così, se proprio vai. Vuoi una domanda un po' più così? No, buono. Allora, seconda domanda. Dai. Questa è una domanda un po' più... Hai mai tradito? Tradito nella vita, sì, tante volte. Ah, mazza. Avrei suonato, ho fatto ding. Perfetto. Gli andava bene. Hai mai taccheggiato in tutta la tua vita? Hai mai taccheggiato nei negozi? Anche qualcosa di piccolo? No, assolutamente no. Ragazzi, perfetto. Non so se hai detto la verità. Se hai detto la verità, sei la donna perfetta. Ok. Ed ecco la terza ed ultima domanda. Sei felice nel matrimonio, nel vostro matrimonio? Assolutamente no, non vi sposate. Voglio lanciare un appello, non vi sposate. E infatti non ha suonato che ha detto la verità la signora. Vabbè, accetto, non sono single, perciò non mi fidanzo, sto bene single allora. Hai fatto l'amore ieri? No. Giusto! Ragazzo, hai trovato il ragazzo perfetto, hai trovato, eh? La seconda prova è che ti bendiamo, adesso mi passa la mascherina, e devi fare un piccolo tratto, tipo da me. Oh, ora sei proprio un Saiyan. Adesso devi fare un piccolo tratto, okay. Tipo stai qui, io devi venire verso il tuo ragazzo. Dai, bravo, verso il tuo ragazzo. Aspetta. No, aspetta. Aspetta. Che impugna bene. Ci sei? Ci sono. Okay, giusto. Così. Aspetta. La mandiamo in acqua. Aspetta, vai. Vai. Chiamala, se no non ti sei. Chiamami, ti prego. Eccolo, bravissima. Bravissima. Ecco, e grazie. Visto, è stato facilissimo. Ti ringrazio tantissimo di aver partecipato. Grazie. E un saluto dal tuo Kiwir. E ricordati di seguirci sul nostro canale. Sì. Su YouTube Kiwir e anche su Instagram, Facebook, tutte le cose. Va bene? Va bene. Ciao. Un saluto da Kiwir. Grazie mille, buona giornata di mare. Grazie e a voi. Alla prossima se dovessimo fare un altro bene, video. Bene, ciao a tutti, ciao. Grazie Tommaso, grazie mille. E vuoi consigliare anche chi ci sta guardando di seguire Kiwir? Chi? Kiwir. 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 Quindi diciamo saluta. Seguite Kiwir. Bravo Tommaso, e seguici anche tu. Vabbè. Mi raccomando. Ciao ragazzi, a dopo. Seguite Kiwir. Ok, va benissimo. E grazie di tutto. Grazie a buon voi. Mare, buona giornata. E siamo arrivati a questa fine di video degli spiaggiati. Allora, abbiamo visto un po' di prove, una prova che però è stata l'unica ragazza che ha accettato di fare le prove. L'unica coraggiosa ad accettare l'unica le prove. L'unica coraggiosa le prove, poi prove, erano prove molto easy, dai, cioè. Resto abbastanza Le prossime dobbiamo fare qualcosa di più cattivo però, di sì, più troppo buoni. Però mi ha anche meravigliato il fatto che nessuno abbia preso la scossa. Boh, due sono le cose, o il macchinario è fasullo, o sono tutti onesti. A me la cosa, non so se mi deve puzzare oppure... Secondo me il macchinario è un po' fasullo, però vabbè. Oddio, dai, mettiamo vabbè. Che sono stati tutti onesti. Diciamo che sono tutti onesti, dai. E allora ragazzi, ci vediamo al prossimo video con Kiwir. E ricordate ragazzi di seguire Kiwir, il canale, mettere like, attivare la campanellina che sta qua sotto. Like qua, così. Vabbè, tutti sti cosi che fate sempre. Mi raccomando ragazzi, un saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao belli! Ciao!